Salve care amiche e cari amici, vediamo come viene questo video. Oggi che già stiamo a fine mese, è proprio l'ultimo giorno, credo. E mi sto filmando con il vecchio tablet. Quindi, da molto tempo che non facevo un nuovo video, mi sto riprendendo con una camera che filma con 2 megapixel in 720x1440, un formato anormale. Comunque, niente, vi ringrazio di seguirmi. Mi scuso che non ho potuto fare dei video ultimamente, e poi non trovavo gli occhiali miei, quelli vecchi precedenti, perché questi altri miei nuovi si erano rotti. Nuovi di 2 o 3 anni appena mi ci sono seduto sopra. Questi li ho dal 2012. Allora dicevo, mi scuso con voi se è più di una settimana che non faccio un video. Oltre a mancarmi l'ispirazione, mi è mancato il tempo. Ma mi faccio subito perdonare con questo video. Poi, come sempre, commentate e condividiate questo video affinché anche altri possano commentarlo. Iscrivetevi al canale e azionate la campanella. E molte grazie per seguirmi se siete nuovi, e buon fine settimana. Passiamo al tema del giorno, che già abbiamo speso 2 minuti fra il collegamento, una cosa o un'altra. Io già da giorni, da circa una settimana o forse più, che volevo parlare di questo coronavirus, e ne ho ascoltate di battute al riguardo, soprattutto in Italia, dove si dice: ah, ma lo sai, il coronavirus si chiama così perché la sindrome è che ti metti a fare foto estorsive ai VIP. Purtroppo c'è poco da ridere, perché come sempre succede nei regimi comunisti, nella Cina comunista hanno voluto sminuire la portata di questa pandemia, di questa epidemia con possibilità di espandersi a pandemia, cioè a epidemia in scala mondiale, e non hanno subito preso le misure necessarie, né hanno informato del reale pericolo che correvano le persone. Quindi, come dire, hanno fatto un po' le cose alla carlona, un po' come è successo con Chernobyl, che i sovietici non hanno allertato né la popolazione di Chernobyl, né i russi in generale o i sovietici, ma neanche gli europei. Sono stati gli svedesi tra i primi a scoprire tracce di radioattività nell'atmosfera. E poi di lì hanno preso delle misure di sicurezza, diciamo. Ma come siamo messi noi in Italia? Perché dovremmo fare, c'è una nave che hanno messo in quarantena, ma dovremmo bloccare le compagnie aeree, perché ormai l'epidemia si sta spandendo per tutto il mondo. Poi il brutto di questi virus, di questi microbi, di questi batteri, e che sono mutanti, quindi adesso l'indice di mortalità è basso magari, e la diffusione anche bassa, però in scala planetaria, quando uno di questi microrganismi ti entra nel corpo e si moltiplica esponenzialmente, perché si moltiplicano non per riproduzione sessuale ma per partenogenesi, quindi come i lombrichi si dividono in 2, 4, 8, 16. Ognuno ha un proprio livello esponenziale di moltiplicazione, quindi alcuni si moltiplicano per 8 o per 120. Più si moltiplicano nell'organismo, e non soltanto, più lo saturano, creando problemi. E quindi anche una semplice influenza stagionale, non porcina, suina, aviaria, può essere mortale. Ma più alcune ceppe virali e alcuni batteri, virus e microbi hanno delle mutazioni genetiche, quindi questo che significa? Che
Innanzitutto uno non prende solo un virus, ma ne prende miliardi quando qualcuno sternutisce nell'autobus o nell'aereo, si propaga subito alla velocità di un proiettile ogni singolo virus, che sono milionesimi di millimetro piccoli. Ma poi succede che ti entrano decine di questi microbi nell'organismo. E poi che succede? Succede che si moltiplicano decine di milioni, forse di allo stesso tempo, e quindi diventano miliardi. L'organismo magari riesce con gli anticorpi, i fagociti, a ridurre molti di questi virus, di queste batterie, di questi intrusi. Però che succede? Che ogni generazione, e se ne generano sempre più miliardi, ci sono delle piccole mutazioni genetiche, perché questi organismi intentano adattarsi al luogo dove vanno a vivere. In pratica, virus, batteri sono parassitari, non riescono a riprodursi né a vivere fuori da un organismo. Alcuni sopravvivono minuti o ore, altri sopravvivono anche anni, come l'Ebola. E che succede quindi? Che debbono trovare un ospite, un ricettacolo nel quale sopravvivere. Sono un poco come i virus informatici. Perché si chiamano virus informatici? Perché sono dei programmi che soli non riuscirebbero a funzionare. Devono entrare in un sistema operativo e, o per responsabilità dell'operatore della terminale, del computer, del cellulare, o perché sono stati programmati ad attivarsi in una determinata ora e a cercare determinati file e programmi del sistema, iniziano a funzionare proprio perché sono stati scaricati in un computer, in un cellulare, altrimenti non funzionerebbero mai, rimarrebbero sempre dei programmi congelati. Hanno bisogno di estensioni esterne. Ci sono dei virus informatici, worms, trojan, chi più ne ha più ne metta, che addirittura scaricano da internet quello che gli manca per completarsi. E si sta parlando di interi megabyte o gigabyte che può arrivare ad avere un virus. Addirittura ci sono dei virus che funzionano on the cloud, capito? Nella nube. E lo stesso funziona, allo stesso modo funzionano i virus, i batteri naturali, che non hanno le componenti come per sopravvivere soli. Sono delle forme, qualcuno addirittura dice che non sono delle forme di vita, sono degli elementi organici, perché hanno un nucleo proteinico, a volte mononucleari, anzi credo che siano in genere tutti mononucleici, che non riescono a fabbricarsi tutti i componenti attraverso i quali funzionare, vivere, perché le spore di batteri e di microbi e di virus sono tutte congelate, cioè stanno in stato di ibernazione. Quando tu aspiri l'antraz o aspiri l'ebola, allora lì con i fluidi corporali già nel naso, questa spora riprende a vivere e a moltiplicarsi, perché trae beneficio dai nostri fluidi corporali, dal sangue, dal muco, dalla salivazione, dalla lacrima oculare, e poi entra nel torrente sanguigno e invade gli organi centrali, principali, quelli che gli daranno più sostentamento a seconda della classe di virus o di batterio che ha. Uno contratto, ma generalmente finiscono nei polmoni, nel cuore e nel cervello. Quindi si può finire con una meningite severa. E questi microorganismi, dicevo,
hanno bisogno di vivere da qualche parte e decidono di farlo dentro il nostro corpo o dentro il corpo di animali. Adesso c'è il tavolo, ma qua c'ho il mio Dutch Hound che sta sul divano. Quindi vi invito, visto che sono ritornato a questa location, molti la vedranno per la prima volta, ma io ho parlato da questa location proprio il giorno in cui ho fatto un video sul bullismo. Quindi andate a cercare, per chi non conosce questa location, che io come che sto usando il tablet e a volte guardo più là per il semplice fatto che attraverso il cavo HDMI ho collegato questo mio vecchio tablet al mio televisore, perché ho dei dispositivi vecchi e poi questo tablet fa dei video in formato leggero, e quindi sono riuscito a utilizzare, siccome lo devo tenere sempre sotto carica il tablet, altrimenti salta, si scarica subito, è sempre stato così difettoso. Allora, poi purtroppo c'è una risoluzione 2 megapixel in un formato di 720x1440. Allora riesco ad utilizzare, come la prossima volta utilizzerò la filmatrice che gli si è rotto lo schermo, però riesco ad utilizzarlo con un cavo. E la filmatrice, e riesco ad utilizzare questo tablet, forse filma in una risoluzione maggiore, sì, perché la filmatrice filmava 740x480 anche se in 8,5 megapixel, però questo tablet lo utilizzo innanzitutto grazie al televisore, posso vedere quello che sto facendo, gesticolo. Poi speriamo che l'audio a questa distanza sia buono. Vediamo un po' se il televisore... No. Non c'è l'eco. Non si sente l'eco. Come vedete sto aumentando, abbassando, dopo vedo se per caso non ha registrato l'audio, sarebbe brutto. Allora dicevo, noi come siamo preparati in Italia? Abbiamo lanciato una giusta allerta? Che bello, ho alzato la persiana e adesso mi vedo più sfocato. Abbiamo un sistema di allerta, di prevenzione ben organizzato, o siamo come i cinesi che li critichiamo tanto e poi... Che bello sgranato che si vede il video, che si vedrà il video. E poi anche noi facciamo come i cinesi, che non sappiamo isolare, ci facciamo prendere dal pandico e poi alla fine non so quello che succederà, perché siamo bravi molto a criticare e poi insomma si è visto il caso del ponte Morandi, no, dove siamo andati a finire. Allora finisco questo video qua, perché anche se registra in basso, pesano poco i video di questo tablet, poi alla fine se lo faccio troppo largo perderò tempo ad editarlo, e poi faccio questo video perché tutte e tutti voi nei commentari mi avete scritto, soprattutto in Instagram, continuate a farlo, ma anche potete scrivere nella community del mio canale di YouTube, e potete scrivere oltre che nei commentari dei video, va bene, nei commentari dei video, e potete scrivere in Facebook. Seguitemi in Facebook, io sono presente in Facebook, ovviamente come Sant'Enchan.
provate a trovarmi in Facebook, non ci sono molti che si siano iscritti come Sant'Enchan. Che io sappia, sono l'unico Sant'Enchan di Facebook, l'unico nel mondo ad avere come nome buddista cinese Sant'Enchan. E parlando del coronavirus cinese, non mi potevo che vestire, come vedete, col mio abito da fare Kung Fu Wushu Tai Chi Chuan. Quindi l'unico buddista cinese italiano in Facebook sono io, e in Instagram lo stesso, in TikTok lo in TikTok lo stesso, sono io l'unico, in YouTube lo stesso, addirittura ci sono una decina di canali parassitari tipo YouTube che mi hanno preso i video di YouTube, e quindi poi vi metterò come link sotto questo video tutti i siti che hanno preso i miei video e li utilizzano per le loro monetizzazioni. Che io prima o poi mi dovrò decidere a togliere il condividere in siti esterni i tuoi video, perché vedo che ci sono molti siti che caricano contenuto di YouTube e magari quelle monetizzazioni, il cagnolino saltato nel divano, non contano in YouTube, quindi mi faccio pubblicità o se la fanno loro. Però cercate in internet Sant'Enchan e vi sorprenderete, perché troverete tantissimi risultati, tantissimi video, foto di Instagram, video di YouTube, non più di 1000, articoli in Facebook, Twitter, chi più ne ha più ne metta. E poi ci sono questi siti che ripubblicano, rilinkano i video di noi YouTubers, spammano i nostri video, però per generare magari introiti pubblicitari loro, non so per quale ragione. Molti di questi siti sono russi e qualcuno è anche arabo, cinese e coreano. Si vede, perché io nei titoli a volte metto delle descrizioni in altri idiomi, quindi è logico che mi attiro l'attenzione di siti russi, cinesi, coreani, giapponesi, perché a volte anche nel titolo il calabrone, per esempio, the bundle in inglese, e poi ci metto anche in russo, cinese, coreano, vietnamita, titoli così. Allora ditemi cosa ne pensate. L'Italia è preparata al coronavirus? E Corona è preparato a reintegrarsi nella vita civile? O riuscirà, uscendo, a farsi prendere di nuovo? L'ultima volta è stata per 1,5 milioni di euro nel sottotetto. Vabbè, Corona è stato un dilettante, mica come Pablo Escobar che faceva i tunnel, o il Chapo Guzman, che il Chapo Guzman faceva dei tunnel con 1,5 milioni e dentro ci metteva 100 milioni di dollari, ma giusto così per gradire. E invece Corona nel sottotetto di casa si è arrivato a mettere i suoi, dicono, risparmi estorsivi per 1,5 milioni in totale di euro. E per lui è stato una cosa strepitosa, si credeva ricco. Ma il Chapo Guzman messicano, soltanto a chilometro di tunnel spendeva 1,5 milioni di euro, capito? Che poi erano illuminati con la ventilazione, c'aveva addirittura un carretto a benzina che lo trasportava da un lato all'altro per non camminare, no? C'erano degli estrattori di acqua, perché l'umidità, no, dei umidificatori, aria condizionata, stereo. E in quei tunnel clandestini trasportavano tonnellate di droga. Già in un solo giorno aveva guadagnato 100 milioni di dollari solo con la marijuana, non con la cocaina. E in più facevano anche da deposito di denaro, perché il denaro che scottava, il denaro sporco frutto di estorsioni, sequestri, rapine, omicidi, incendi, saccheggi,
riciclaggio, denaro di contrabbando, denaro finto, taroccato, denaro che voleva fare entrare appunto clandestinamente, che lo contrabbandava per altri, per conto di altri, insomma, c'aveva tanti negozi questo Chapo Guzman. E che Chapo significa nano, perché era molto basso, 1,30 m, 1,40 m. Pensa se fosse stato alto 1,90 m, probabilmente in un agguato non si sarebbe potuto nascondere sotto la sua auto. Così in quell'agguato morì il cardinale della città di Messico, perché aveva lo stesso Mercedes limousine, Chapo Guzman, che il cardinale messicano di Città del Messico. Però vabbè, ti dicevo, il Chapo Guzman aveva, adesso mi faccio confusione con i nomi, aveva solo così per gradire, come spicciole, come contanti, un 100 milioni in ognuno dei suoi tunnel. Poi spendeva 1,5 milioni a chilometro per farli e faceva dei negozi al giorno che potevano arrivare a 100 milioni di euro. Vabbè, quindi il nostro Corona è un principiante, insomma, anzi è un bambino che frequenta un collegio di Carmeliti Scalzi. Quella migliorata e mezzo che aveva era come le spicciole della merenda per il Chapo Guzman. Un bon dì, ecco, una girella si comprava il Chapo Guzman. Allora, che ne pensate adesso anche di quest'altro tema, visto che mi è scappata l'analogia coronavirus, corona? Io ho voluto dire qualche battutina su qualcosa che va molto di moda. Paragonare il coronavirus a corona, che corona, che ti viene la sindrome del coronavirus, fare le foto estorsive ai VIP, eccetera, eccetera. Commentate anche qui sotto su Corona, su Chapo Guzman, Pablo Escobar, i tunnel, la droga, il denaro nel sottotetto. Dite tutto quello che volete, proponetemi dei temi. Perché io, quando mi avete proposto dei temi, ho sempre risposto. Poi ci sono state delle persone che si sono approfittate di me. Guardatevi i miei video su una proposta strana in Instagram. Infatti, io ho fatto dei video rispondendo a 100 domande, per esempio, che uno mi ha fatto 100 domande in Instagram, che poi mi ha detto: "Ah, basta, no. Cancella il mio email", perché mi ha mandato un'email. Siccome io non riuscivo a leggere 100 domande nel direct message, che io ho un tablet vecchio, allora mi ha mandato in Gmail una lettera con 100 domande di una stupidità impressionante. Ma io, visto che sono buono, gli ho risposto. E poi mi ha detto che mi ha insultato e tutto. Io l'ho segnalato giustamente a Instagram e mi ha detto: "Adesso basta", perché io avevo fatto gli screenshot di tutte le sue minacce, che lo conservo. Mi ha detto: "Adesso basta, cancella pure il mio email che ti ho mandato, non ti azzardare a conservarlo". Io non so perché questa persona ci tenesse a che io conservi o no il suo email. Si vede perché in quell'email figurava il suo nome reale. Quindi questo lo dico perché io ho risposto sempre a tutti, ho fatto video sui temi che tutto il mondo mi chiedeva, ma purtroppo a volte ho incontrato della gentaglia. E lo dico anche, se questo signore guardasse questo mio video, che ne dubito, che non provasse più a farmi dello stalkeraggio, perché c'ho il suo nome, o almeno quello che figura tale dalle mail, e la polizia postale può esserne informata. Quindi io ho lasciato stare, perché poi gli hanno cancellato l'account. Si vede che il signore minacciava altre persone, perché mi ha detto:
Non voglio fare più dei video, ho cancellato Facebook, YouTube, c'ho solo Instagram perché mi hanno procurato dei problemi delle persone. E diceva di aver ricevuto delle denunce. Allora mi chiedeva a me di fare dei video su quei temi perché lui avrebbe avuto dei problemi a apparire nei video, come se non sapesse il tizio che, così come aveva un nome falso in Instagram, lo poteva avere nel secondo canale del brand di YouTube, che nessuno l'avrebbe rintracciato per il canale principale, e che comunque avrebbe potuto aprire un account di Google con e di Gmail con un soprannome, che molti non hanno neanche aperto l'account col proprio nome e cognome, ma con un soprannome. E quindi il primo canale molti lo hanno con un soprannome o un secondo nome. E invece non l'ha fatto. Poteva fare dei video dove a parlare fosse un sintetizzatore vocale e mettere delle immagini. Non lo ha fatto. Chiedeva agli altri di fare dei video, poi ci litigava. Evidentemente si è meritato delle denunce in Facebook, in Instagram ed anche in YouTube, e gli hanno chiuso tutti i social perché non si può trattare male la gente. E di questo ne parlo nei video dove parlo dello stalking. Quindi, se volete commentare qualcosa al rispetto, se avete avuto esperienza di stalking, guardate i miei video a rispetto, cercate stalking, stalker, aggressione, proposta indecente, e ne ho fatti tanti di video sul tema. Comunque, adesso vi lascio. E guardando dal televisore, penso che questo formato non lo adotterò più perché si vede strano. Io mi vedo solo per un terzo del mio corpo, si vede il tavolo in primo piano e non si vede niente, si vede il divano con la coperta, perché ci salta il cane, si vede il caminetto, un arazzo, un quadretto, no, è speculare, un mobile, e si vede che io parlo senza guardare mai in camera perché mi attrae molto lo schermo del televisore. Insomma, non si vede, eh? Allora, vediamo come viene questo formato. Intanto, purtroppo sono arrivato alla mezz'ora, volevo fare 5 minuti. Vi ringrazio a tutte e tutti se mi avete seguito fin qua, di commentare questo video e condividerlo affinché anche altri possano commentare i temi esposti in questo video. E così aiuterete a crescere il mio canale. Un saluto, un abbraccio a tutte e tutti. E arrivederci. Ciao, mi raccomando, buon fine settimana e grazie di avermi seguito. Forse se mi filmavo così era meglio. Arrivederci! Ciao! Ciao!